a tutti di essere venuti, grazie a tutti, grazie a chi insieme a noi, cioè il Giamone Center, il Centro Giamone e il Forum Trentino per la Pace, ha ritenuto importante provare a dedicare una giornata alla crisi in Ucraina, che tra l'altro, ovviamente non lo immaginavamo, ha subito proprio una drammatica accelerazione nelle ultime ore, con gli scontri tra l'esercito ucraino e i cosiddetti ribelli separatisti nella città orientale di Donetsk, che peraltro è la quinta città dell'Ucraina, quindi non stiamo parlando di un villaggio di frontiera. Ci siamo stati decine di morti, naturalmente la situazione è problematica e pericolosa a tanti livelli, anche per il nostro convegno, perché abbiamo coinvolto da lontano il segretario generale dell'OSCE, i cui osservatori, alcuni dei quali sono stati presi in ostaggio, quindi spero che delle tre persone che sono collegate con noi dall'esterno non debbano subire in qualche modo le accelerazioni ulteriori o con impegni particolari che quindi alla crisi. Noi avevamo intenzione, anche se di Ucraina ci siamo occupati sempre e soltanto estemporaneamente, di dedicare a questo paese, l'unico paese del Mar Nero che non tocchiamo fino ad ora in maniera sistematica, di dedicare uno spazio di ragionamento con diplomatici, con studiosi, con giornalisti, perché attraverso diverse prospettive ci si aiuta a capire un po' meglio che cosa è avvenuto in questi mesi, dove stiamo andando, per rimettere un po' in ordine i tasselli e di questa crisi che evidentemente è precipitata senza che ce ne rendessimo conto. Vorremmo ragionare con i nostri invitati sulle soluzioni tentate fino ad ora e anche sulle prospettive per uscire dall'impasse, facendolo possibilmente in un modo che questa volta rispetti gli interessi e il futuro, e guardi il futuro di tutti, dell'Ucraina per prima, ma per l'Europa in senso lato, un'Europa, quella del Consiglio d'Europa, quella che include anche la Russia. E nel ventennio passato ci sono stati vari episodi nello spazio ex sovietico sanguinosi che sono stati ignorati nel nostro paese, e anche se anche in quell'occasione ci furono migliaia di morti e sfollati e profughi. Ma se allora non ci siamo sentiti coinvolti perché non sono arrivati a casa nostra, in questo caso probabilmente sarà difficile evitare un coinvolgimento diretto. L'Ucraina è un paese molto grande, 50 milioni di abitanti nel cuore dell'Europa. E al di là degli allarmismi e dell'interesse diretto su di noi, naturalmente è anche giusto assumersi a fare un ragionamento sulle responsabilità che l'Europa, di cui siamo cittadini, si è assunta nella gestione di questa crisi, per poterla ricucire quest'Europa naturalmente. E naturalmente ricucirla nonostante Putin, visto che evidentemente non è facile avere a che fare con una Russia autoritaria, la quale con ogni probabilità un'Ucraina che si democratizza alle porte non è il primo interesse. E allo stesso tempo è evidente che con questo scontro che stiamo mettendo in piedi con la Russia, i primi a farne le spese sono gli ucraini. Quindi uno degli obiettivi di questo convegno è capire se l'Unione Europea ha contribuito a schiacciare l'Ucraina dentro interessi diversi propri, e se era così inevitabile mettere l'Ucraina di fronte a uno scenario di opposizione tra l'Unione Doganale con la Russia e il partenariato con noi, e se questo sia l'unico scenario possibile, quello di un o-o. Naturalmente tenendo presente che l'opinione pubblica italiana, europea in generale, non sembra pronta ad assumersi l'onere che deriva da un serio impegno verso un paese così grande, un paese che è economicamente fragile e probabilmente adesso si può anche dire in ginocchio, visto che la crisi sicuramente ha colpito pesantemente un'economia già fragile, con un'amministrazione profondamente corrotta. E naturalmente bisogna capire e ragionare su cosa farà l'Ucraina, che ci ha preso un po' alla sprovvista, tanto il risultato elettorale, non tanto per l'affermazione di Poroshenko, quanto perché in tanti hanno gridato al neonazismo come nei commentatori italiani, come lo scenario prevalente delle proteste ucraine. Invece abbiamo visto che il risultato elettorale ha dato segnali invece di una forte domanda di stabilità e di normalità nel paese. E se questa analisi è giusta lo chiederemo ai nostri analisti. E naturalmente quello che ci ha preso più di sprovvista, alla sprovvista di tutti, almeno me, mi diceva il mio
Giorgio Comai, collega, che era lui un po' meno, la scelta di dimostrare immediatamente la propria forza dopo mesi di debolezza da parte dell'Ucraina, la scelta di andare allo scontro così con questa forza nelle autoproclamate repubbliche popolari è tutta da capire. Naturalmente parliamo di un paese che in queste settimane è stato anche, ha visto un debolirsi dello Stato di diritto, si sgregarsi delle istituzioni, dello stesso paese, visto la perdita dei pezzi come quelli della Crimea e il rischio di perdere degli altri. Certo è che si è corsi alle urne, abbiamo un suono, si è corsi alle urne per avere un governo per uscire dalla crisi, affidandosi di nuovo a uno dei delegati che in questi 20 anni hanno fatto bottino delle risorse del paese. E quindi bisogna naturalmente ragionare sapendo che naturalmente non ci può essere solo una soluzione militare al conflitto, sempre che la soluzione militare sia quella auspicata, ma è evidente che servirà certamente un ragionamento politico. E quindi è fondamentale che l'Ucraina affronti innanzitutto i problemi alla base della sua crisi interna, che non sono solo quelli geopolitici, perché naturalmente il primo problema del paese è il rapporto con le proprie elite, quelle che appunto il paese lo hanno saccheggiato. Perché naturalmente l'Ucraina percorra in bocca il percorso di democratizzazione, è fondamentale che ci sia una ripresa economica, ma che ci sia anche un sostegno vero dall'esterno, cioè un sostegno che non la mette in trappola tra Unione Europea e Russia. E quindi è importante, credo, avere riunito intorno a questo tavolo nei prossimi ore esperti del paese per provare a immaginare un percorso diverso da quello che abbiamo imboccato fino ad oggi, dal 91, per l'Europa allargata, e per immaginare un futuro diverso di relazioni ci servono attualmente strumenti di comprensione nuovi, al di là delle semplificazioni e degli stereotipi. E abbiamo invitato a discutere quindi numerose persone, studiosi, come dicevo, giornalisti e diplomatici, e la prima persona a cui diamo volentieri la parola è visiting professor all'Università di Trento, e quindi chiedo al professor Dutkiewicz dell'Institute of European and Russian Studies della Carleton University di venire a sedersi al tavolo e di proporci la sua analisi. A lui, prego, a lui l'analisi del contesto internazionale in cui inserire la crisi ucraina.